Cari amici di Safe Drive, bentrovati in studio anche questa settimana con una puntata ricchissima della vostra guida ai motori preferita. Di che cosa parleremo? Beh, vado a soddisfare subito la vostra curiosità. Puntata scoppiettante, inizieremo parlando di Porsche che presenta due nuove straordinarie sportive a motore centrale che sono la 718 Boxster GTS e la 718 Cayman GTS. Ma ci saranno anche Honda, Hyundai e Citroen che saranno protagoniste di questa puntata. Ora di consueto un breve stacco, ma poi direi di tornare qui e non muovetevi perché ho le Porsche di là che iniziano a scalpitare. Esiste forse di meglio di sedersi su una Porsche 718 GTS e guidare lungo la costa sud della Sardegna? Da un lato il mare cristallino e dall'altro il verde rigoglioso che riempie l'isola in estate. Difficile dare una risposta alternativa se si è appassionati di belle automobili. Il cuore di questa supersportiva tedesca è il motore boxer turbo a 4 cilindri da 2,5 litri, con una tecnologia di aspirazione di nuova concezione e turbocompressore ottimizzato. Rispetto al modello S, la potenza aumenta di 15 cavalli per raggiungere i 365 cavalli, mentre rispetto alla precedente generazione GTS con motore aspirato, eroga fino a 35 cavalli in più e ha una coppia fino a 70 Nm più elevata, per un totale di 420. Lunga 438 cm e larga 199, la nuova Porsche 718 GTS è disponibile nelle varianti Coupé e Spider, rispettivamente Cayman e Boxster. Per entrambe è possibile scegliere il cambio manuale a 6 rapporti o quello a doppia frizione Porsche PDK opzionale. L'abitacolo è sportivo e raffinato, realizzato con un ampio uso di alcantara, cui si aggiungono doppie cuciture rosse a contrasto. Il pregiato materiale Made in Italy ricopre il volante, la leva del cambio, il poggiabraccia e anche le alette parasole. A colpo d'occhio, la gamma GTS si riconosce dagli altri modelli 718 per il nuovo scudo paraurti dal design sportivo, mentre i gruppi ottici anteriori e le luci posteriori sono oscurate. Le scritte sono nere come i terminali di scarico centrali. Nell'impostare l'itinerario si scopre quanto il sistema Porsche che gestisce l'infointrattenimento con schermo a sfioramento sia semplice da utilizzare. Ma non è una vettura dall'anima ribelle, con il suo assetto ribassato di 10 mm rispetto alle altre 718, è sempre incollata alla strada e pronta, e trasmette grande sicurezza perché risponde perfettamente ai comandi. Grazie al manettino posto sotto al volante si possono personalizzare l'assetto e l'erogazione di potenza del motore. Le posizioni sono normale, sport, sport plus e individual, con la possibilità in sport plus di eliminare quasi del tutto i controlli elettronici della dinamica. I dati sono da supercar, da 0 a 100 km orari in 4,1 secondi e velocità massima di 290 km orari. I prezzi partono da 79.500 euro per la Cayman e 81.500 per la Boxster. Di serie ovviamente il pacchetto emozioni, soprattutto se si sceglie la variante Spider che a cielo aperto ha permesso di assaporare i profumi del mirto e dell'elicriso. Honda Jazz, sempre giovane, sempre in grado di far parlare di sé, sempre più apprezzata dagli automobilisti. Oggi l'abbiamo in studio per parlare insieme all'ospite che ce l'ha portata e approfondire tutte le sue qualità. Oggi in studio parliamo di Honda Jazz, è una vettura che è un punto di riferimento nel suo segmento, non solo per gli automobilisti ma anche per la concorrenza che quando nasce una nuova generazione di Honda Jazz guarda con attenzione appunto alle novità che introduce. E di Honda Jazz parliamo in studio con Vincenzo Piccardi, responsabile ufficio stampa e relazioni esterne di Honda Automobili Italia. Grazie Vincenzo di essere nei nostri studi. Grazie a voi e buonasera. Quindi non ho ancora detto che in studio abbiamo una Honda Jazz, ma una versione molto particolare, la versione Dynamic. Poi entreremo più nel dettaglio parlare di questo modello, però volevo parlare di Honda Jazz in, diciamo così, in senso più lato. Quando uscì l'avevate definita una monovolume compatta, una piccola monovolume. Oggi si parla tanto di crossover, eccetera. Ci tenete ancora a questa denominazione? Sì, direi di sì, perché appunto quando abbiamo introdotto nel 2001 la Jazz sul mercato
Fu subito una vettura che ottenne un grande successo perché appunto riuscì subito a affermare la sua personalità estremamente versatile, data appunto dal fatto di avere comunque delle dimensioni compatte, infatti la lunghezza di Jazz si aggira intorno ai 4 metri, ma offrire al tempo stesso una grande versatilità, una grande modularità. È una vettura tra l'altro globale, venduta in tutto il mondo, in altri mercati è conosciuta con il nome di Fit, e sin dalla sua introduzione nel 2001 sono stati venduti complessivamente a livello globale oltre 7 milioni di unità. Questo, diciamo, dimostra il successo su scala planetaria di questo modello. Si ispira a una filosofia, diciamo così, progettuale molto semplice che i progettisti giapponesi hanno definito come man maximum, machine minimum, cioè offrire il massimo della possibilità, diciamo così, di vita all'interno dell'abitacolo per i passeggeri e per il guidatore, riducendo allo stesso tempo al massimo le dimensioni della vettura. Bene, ha introdotto un argomento importante parlando di versatilità e di spazi, quindi misure esterne compatte ma tanto spazio all'interno. Nello specifico, quali sono questi spazi, che cosa siete riusciti a ottenere e qual è la modularità della vettura? Ma in realtà il vero punto diciamo così, di forza di Jazz per quanto riguarda lo spazio e la versatilità degli interni è rappresentato dai cosiddetti sedili magici. Sedili magici di Jazz, che ovviamente si tramandano anche dalle precedenti generazioni, si ottengono grazie al fatto che il serbatoio di carburante è montato praticamente in posizione centrale sotto i sedili anteriori. Questo fa sì che praticamente la vettura guadagna spazio soprattutto nella parte posteriore e si traduce ovviamente in una grande abitabilità e in una capacità di carico del baule che per un segmento B è assolutamente vertice della categoria. Ricordiamo che Jazz offre una capacità di carico di ben 354 litri che diventano 897 con i sedili posteriori reclinati, quindi voglio dire una grande capacità di carico, ed è uno degli elementi che fa considerare appunto la Jazz un po' come una vettura dalla doppia anima, da un lato city car ma dall'altro, diciamo così, una piccola monovolume utile anche per poter caricare oggetti di dimensioni abbastanza importanti. Il marchio è famoso anche per la sua tecnologia, ovviamente per i suoi livelli tecnologici. Al giorno d'oggi, dove anche sulle misure piccole, quindi sui segmenti più bassi, c'è tanta tecnologia, mi riferisco addirittura anche alla guida assistita, che cosa propone Jazz sotto questo punto di vista? Ma intanto bisogna dire che la Jazz è oggi disponibile con due varianti di motore, un motore 1300 Ivytech da 102 cavalli e un motore, diciamo, nuovo motore più potente 1500 Ivytech da 130 cavalli, abbinato a un nuovo allestimento che abbiamo definito Dynamic. Quindi praticamente abbiamo un motore, diciamo così, che offre un giusto mix tra prestazioni e consumi, ma abbiamo anche un motore un po' più spinto, più brillante, che è appunto quello 1500 che abbiamo introdotto recentemente. Jazz su tutta la gamma, quindi sia per quanto riguarda le versioni equipaggiate con motore 1300, che ricordiamo essere Trend, Comfort e la versione Top Elegance, dove la Trend ha un prezzo di ingresso di 15.550, sia la versione equipaggiata con il motore più potente 1500 abbinata all'allestimento Dynamic, che ha un prezzo di ingresso di 18.300 euro, offrono il massimo dei sistemi di sicurezza attivi. Soprattutto, per citarne alcuni più significativi, il sistema di frenata attiva in città, che grazie a una tecnologia radar permette di mitigare o ridurre i rischi di possibili collisioni a basse velocità e funziona fino a una velocità, diciamo, di circa 30-35 km all'ora. Quindi è come la vettura sostanzialmente, quando rileva un ostacolo, frena automaticamente. Oltre a questo c'è il sistema ADAS, quindi è una dotazione, un insieme di sistemi di sicurezza attivi che hanno lo scopo di aiutare il conducente in tutte quelle situazioni di potenziale pericolo durante la marcia. Anche in questo caso, per citare i più significativi, il limitatore intelligente di velocità, l'avviso di abbandono della corsia, il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale e il sistema, diciamo, di gestione automatica dei fari abbaglianti. Quindi tutto questo fa sì che la vettura sia anche, diciamo così, raggiunga il massimo del livello dal punto di vista non soltanto del comfort ma anche proprio della sicurezza attiva, che per una vettura del segmento B è comunque molto importante. E a proposito di novità legate al mondo dell'auto, ti chiedo un altro aspetto, un capitolo importante, quello legato all'infotainment. Come siete equipaggiati?
Siamo equipaggiati con il sistema Honda Connect di seconda generazione, che è logicamente più evoluto rispetto a quello precedente e che permette ovviamente al conducente di poter acquisire tutte quelle informazioni legate, diciamo così, a una facile navigazione a bordo della vettura e in qualche modo essere connesso sempre con il mondo. Adesso concentriamoci sull'auto che abbiamo in studio, la versione Dynamic. Aiutami a capire quali sono le differenze con il resto della gamma dal punto di vista stilistico e poi anche prestazionale. Certo, allora dal punto di vista stilistico la versione Dynamic, diciamo così, assume una maggiore caratterizzazione sportiva che si può evincere dal fatto che intanto gruppi ottici a LED, minigonna anteriore e laterale, c'è un diffusore posteriore e finiture, diciamo così, che accentuano questa caratterizzazione sportiva, così come i passaruota che sono leggermente più pronunciati rispetto alla versione equipaggiata con motore 1.3, oltre ai cerchi in LED, cerchi di colore nero da 16, che anche questo, diciamo, garantiscono un notevole impatto estetico. Per quanto riguarda gli interni, le novità riguardano sostanzialmente l'inserimento di cuciture di colore arancione sui sedili, sul pomello del cambio e sul volante. Quindi, in sintesi, l'allestimento Dynamic è un allestimento che offre maggiore sportività, una connotazione più sportiva e quindi più aggressiva alla vettura. Dal punto di vista invece, come dicevo, delle motorizzazioni, a questo allestimento è abbinato un nuovo motore 1.5 Evitec che eroga una potenza da 130 cavalli, quindi un motore molto brillante, prestazionale, che è disponibile sia nella versione con cambio manuale a 6 rapporti che nella versione con cambio automatico CVT. Vincenzo, grazie, ti ringrazio per oggi. Grazie a voi. E grazie anche da parte mia a voi che ci avete seguito da casa. Ciao, alla prossima. Tester per un giorno, l'iniziativa che porta voi, amici da casa, a diventare protagonisti ogni mese firmando un servizio della puntata di Safe Drive, torna e ci porta a conoscere una nuova vettura. Scopriamola insieme nella prossima clip, insieme alle modalità di iscrizione. La più emozionante Suzuki Swift Sport di sempre è pronta per il debutto sulle strade italiane e a conquistare gli appassionati delle Hot Hatch. È lei la nuova protagonista dell'iniziativa Tester per un giorno. Una vettura che si rivela il nuovo indiscusso punto di riferimento tra le compatte tuttopepe, grazie al peso ridotto in rapporto alle prestazioni del motore e a una ricca dotazione di serie che non ha eguali tra le concorrenti. Con una massa a vuoto di soli 975 kg e un motore 1.4 booster jet da 140 cavalli, Swift Sport può vantare poi rapporti peso-potenza e peso-coppia tra i migliori della categoria. Questi dati si traducono su strada in un tempo di 8,1 secondi nell'accelerazione da 0 a 100. Se vuoi provarla in anteprima, iscriviti compilando il form che trovi sui siti dei media partner dell'iniziativa. Potrai realizzare un servizio televisivo trasmesso in una delle puntate di Safe Drive e poi pubblicato all'interno del magazine Fuori Giri della pagina motori del quotidiano online Il Giornale.it. Non solo, firmerai due articoli che verranno pubblicati dal mensile Automobilismo e dal portale pitstopadvisor.com. Apriamo questa ultima parte della trasmissione con il secondo dei tre appuntamenti dedicati a Coyote, un approfondimento doveroso verso un servizio di assistenza agli automobilisti che è sempre più apprezzato. E subito dopo una breve news scelta dalla redazione, l'attesissima prova effettuata dal nostro tester per un giorno che è salito a bordo della C4 Cactus. Vediamo. Secondo appuntamento con la sicurezza qui a Safe Drive, che ultimamente passa attraverso quei dispositivi in grado di garantirci alcune alert che rendono i nostri viaggi decisamente più sicuri. Lo facciamo insieme agli amici di Coyote, azienda leader nel settore. Grazie Alberto di essere tornato a trovarci. Ciao Michele e buonasera a tutti gli amici di Safe Drive. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo del secondo, chiamo così, vostro prodotto, il Coyote S, che naturalmente suppongo avrà tutti i dispositivi, comunque tutte le potenzialità della versione più piccola, del Mini, con alcuni vantaggi, con alcuni upgrade. Proprio così Michele. Il Coyote S si differenzia dal Coyote Mini per la videocamera che ha nella parte posteriore, che riprende sempre la nostra strada. Inoltre ha la possibilità di visualizzare a schermo una realtà aumentata e quindi abbiamo le possibili
allerte su realtà aumentata e in più abbiamo la possibilità di connetterlo via Bluetooth al nostro telefono per ricevere o fare delle chiamate. Allora, prima di metterci in viaggio, di salire a bordo e constatare con mano come vengono poi queste funzioni, mi ha incuriosito molto la presenza della telecamera. Come funziona esattamente e soprattutto quali sono le utilità di avere una telecamera a bordo? Allora, Michele, la videocamera registra permanentemente, nel caso, sfortunato speriamo di no, di incidente, un accelerometro fa sì che ci sia la memorizzazione degli ultimi 5 minuti dall'impatto. In questa maniera potremmo avere un video non modificabile per avere in effetti come sono andate le cose in strada. Certo, molto utile in caso di controversia. Va bene, saliamo a bordo, però non facciamo incidenti, non lo proviamo. Eccoci a bordo, Alberto, nell'Interland milanese, insomma siamo comunque ancora in una zona particolarmente trafficata. Mi dicevi in apertura del nostro incontro, parlavi della realtà aumentata. Che cosa intendevi esattamente come realtà aumentata? Grazie alla telecamera che c'è sul Coyote S abbiamo la ripresa in tempo reale di quello che è davanti a noi. Inoltre c'è una sovrapposizione grafica per identificare le allerte a schermo. Quindi abbiamo la strada come se la vedessimo noi e la vediamo a schermo e la zona rossa in cui c'è l'allerta. Molto chiaro. Guarda qui Michele, a 150 metri ci segnala un ostacolo sulla carreggiata e 4 utenti l'hanno confermato. Effettivamente c'è un bancale in mezzo alla strada, lo segnaliamo anche noi, lo confermiamo, così che la community possa avere anche il nostro contributo. Previo accoppiamento del Bluetooth del device con quindi del device Coyote con il tuo smartphone, puoi avere le chiamate direttamente sull'altoparlante del dispositivo e in più avrai poi il numero di telefono, tutto il dettaglio che hai sul tuo schermo, sullo schermo del Coyote, così non dovrai tirar fuori il tuo telefono, puoi rispondere e fare chiamate. Lo usiamo sempre più spesso il telefono in auto, ma questo secondo me è un grosso elemento di sicurezza in più, un servizio in più che offre Coyote. Se io dovessi così magari ricevere più alert contemporaneamente, come si sovrappongono dal punto di vista grafico, visivo, sulla schermata? Michele, quando tu hai un'allerta a tutto schermo, diciamo così, la puoi abbassare tranquillamente premendo sullo schermo, sulla stessa icona, visto che lo schermo è touchscreen qui sull'S, e hai la possibilità di abbassarla e quindi di visualizzare le altre allerte eventuali alle quali ti stai approcciando, se ce ne dovessero essere. Beh, quindi direi che anche dal punto di vista così della grafica, dell'organizzazione grafica, Coyote si presenta non solo molto bene, ma è studiato anche per essere molto intuitivo, facile da leggere e molto utile. Sì, Michele, hai detto bene, intuitività è la parola chiave, in quanto abbiamo tutte le informazioni essenziali ma necessarie sott'occhio, praticamente sempre. Bene Alberto, abbiamo guidato in tutta sicurezza e non abbiamo fatto incidenti come abbiamo promesso, no, scherzi a parte. Ti volevo chiedere una cosa, in chiusura, avete parlato anche nella puntata precedente dell'app che date assieme ai vostri dispositivi, ma si può avere esclusivamente l'app se qualcuno fosse interessato? Certo Michele, infatti invito i nostri amici a casa, se sono incuriositi dal servizio Coyote, a scaricarla e ad utilizzarla per i primi 15 giorni gratuitamente. Poi l'applicazione può essere a pagamento, ma senza alcun vincolo di durata. Quindi avete la possibilità di avere un servizio di allerte e navigazione sul vostro smartphone come desiderate. Mi sembra di aver capito la soluzione migliore per chi ha intenzione di fare un uso limitato nel tempo dei vostri servizi. Senz'altro, oppure può prendere confidenza con il servizio Coyote e poi per un uso più professionale, più intensivo, in un futuro può decidere di dirigersi verso uno dei dispositivi della gamma. Certo, poi magari ci prende gusto e prende il Nav Plus, che è il protagonista del prossimo incontro, della prossima clip. A questo punto però salutiamo. Ciao, ciao a tutti. Grazie a tutti. Better.
Alpine, erede della mitica A110, vettura che scrisse la storia del rally sulle strade di mezzo mondo e rimasta nei cuori di tanti appassionati, è stata tra le protagoniste del Salone dell'Auto di Torino durante la Supercar Night Parade guidata da Francesco Fontana Giusti. A110 monta un solo motore, un 4 cilindri 1,8 litri sviluppato in collaborazione con Renault Sport. Con l'aiuto di una turbina Twin Scroll sviluppa una potenza di 252 cavalli e 320 Nm di coppia e con un peso di 1000 kg garantisce un eccellente rapporto peso-potenza. Esternamente si presenta molto compatta e bassa, una sport car estrema. Invece si scopre che se la cava egregiamente nell'uso quotidiano, grazie a una discreta altezza da terra e a sospensioni che lavorano in modo ottimale. Lunga 418 cm, larga 180, alta 125, l'edizione di lancio costa 58.500 euro ed è stata realizzata in 1.955 esemplari, già tutti venduti. Quella di serie parte da 60.000 euro. Carissimi amici di Safe Drive, ben ritrovati. Oggi si apre la prima prova dell'estate 2018 dell'iniziativa Tester per un giorno. E allora vado subito a presentarvi i protagonisti di quest'oggi, che sono Davide Stracquadagno e la nuova Citroen C4 Cactus. Ciao Davide. Ciao Alice. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, Davide arriva direttamente da dove? Dicelo tu. Da Paichino, che è praticamente alla punta più estrema sud della Sicilia. Allora, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita e come nasce la tua passione per i motori. Beh, io ho 22 anni, faccio giurisprudenza, quindi faccio l'università. La mia passione per i motori in realtà nasce già quando ero piccolo. La prima moto l'ho avuta a 7 anni e poi da quel momento in poi in realtà non ho mai smesso, ecco, ho sempre cercato di andare moto, macchina e poi a 18 anni quando appunto ho preso la patente. Quindi sarai contento di essere qui e provare... Assolutamente sì, assolutamente. Provare per la prima volta una vettura davanti alle telecamere e anche un po' calarti nei panni di giornalista. Esatto, cioè sarà un'esperienza sicuramente interessante. Oggi proverai la nuova generazione della C4 Cactus. Ovviamente ricordiamo che la C4 Cactus è la vettura che qualche anno fa diede il via ad un nuovo corso stilistico per la casa francese Citroën. Oggi si rinnova con un nuovo modello che ha ovviamente portato tante novità sia dal punto stilistico sia dal punto di vista tecnologico, ma sarà Davide a raccontarcele. Allora Davide, io ti consegno le chiavi della vettura. Grazie che per mille. Questo giorno sarà insomma nelle tue mani e insomma buona prova. Grazie mille. Oggi è in prova la nuova Citroen C4 Cactus, la nuova berlina compatta della casa francese, nella quale per l'appunto la casa francese ha portato tutta una serie di novità particolarmente interessanti, riassumibili fondamentalmente in tre elementi chiave. Da un punto di vista estetico la macchina risulta veramente rinnovata rispetto alla precedente versione. Per quanto riguarda il comfort, la macchina risulta molto confortevole anche per quanto riguarda i viaggi lunghi. E il terzo elemento molto importante sono gli aiuti alla guida, quindi l'assistenza alla guida attraverso 12 sistemi che sono stati installati e che la rendono una macchina molto sicura. Partendo dal primo degli elementi elencati precedentemente, per quanto riguarda l'estetica, linee riviste la rendono molto più elegante rispetto a prima e anche molto più grintosa. I fari sono a LED e tra l'altro con effetto 3D, tenendo tra l'altro presente che la macchina è molto personalizzabile, nel senso che sono previste addirittura 31 combinazioni differenti di personalizzazione, e 9 tinte per la carrozzeria e 4 color pack. Una delle particolarità della nuova Citroen C4 Cactus sono, per l'appunto, come si può vedere, gli air bump laterali, quindi i paracolpi, che sono stati ridotti rispetto al vecchio modello e adesso si trovano esclusivamente nella parte bassa della carrozzeria. Per quanto riguarda il comfort, nonostante si tratti comunque di una berlina compatta, lunga infatti 4,1 m, l'abitabilità all'interno è particolarmente apprezzabile, abbiamo un passo di 2,5 m. Tra l'altro il bagagliaio parte da una capienza di 358 litri, abbattendo il sedile arriva fino a 1170 litri. Caratteristica particolarmente interessante della nuova Citroen C4 Cactus è costituita dalle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi
che le conferiscono un effetto cosiddetto tappeto volante, nel senso che comunque, soprattutto per quanto riguarda i viaggi lunghi, riesce ad assorbire perfettamente le asperità dell'asfalto. Tra l'altro, all'interno, altra novità rilevante è costituita dai sedili Advanced Comfort, che per l'appunto, oltre a essere particolarmente confortevoli, avvolgono anche il passeggero e il guidatore, rendendo la guida ancora più piacevole. Per quanto riguarda il terzo degli elementi chiave di cui abbiamo parlato prima, ovvero la sicurezza, sono installati ben 12 sistemi su questa vettura, tra i quali è possibile ricordare la frenata automatica di emergenza, ovvero nel momento in cui il conducente non dovesse frenare, la vettura frenerà automaticamente. Eccoci alla guida della nuova C4 Cactus. Dall'interno è possibile per l'appunto vedere con quanta cura la casa francese ha rivisto gli interni. Nella parte centrale del cruscotto abbiamo uno schermo touchscreen da 7 pollici attraverso il quale è possibile controllare in realtà tutti quelli che sono i sistemi della vettura. Monta un motore diesel blu HD da 100 cavalli, la casa francese dichiara un consumo di 3,7 litri per 100 km, nonché emissioni di 95 grammi di CO2 per chilometro. Per quanto riguarda il motore, in realtà per il tipo di vettura che è, ovvero una vettura comunque destinata alle famiglie, quindi una vettura che deve essere confortevole, ha un motore comunque ottimo, brillante, che riesce ecco, a fare anche divertire alla guida. Per quanto riguarda il prezzo, la vettura che oggi è in prova con l'allestimento Shine e quindi tutti quelli che sono poi gli optional dedicati, tra i quali è possibile per esempio ricordare i cerchi Lega da 17 pollici, costa 25.200 euro. E allora eccoci giunti alla conclusione di questa giornata. Con questo caldo di giugno che ci ha accompagnato lungo tutto il nostro viaggio. Sono contenta di ritrovare Davide. Allora, Davide, dopo aver testato lungo tutta la giornata questa vettura, la C4 Cactus, qual è la tua opinione in merito? Beh, devo dire Alice che comunque è veramente una bella macchina, l'ho trovata confortevole, cioè comunque si conferma un po' quello che avevo detto anche all'inizio e mi sono divertito. Adesso ovviamente il tuo ruolo di giornalista non termina qui, nei prossimi giorni insomma vedremo pubblicato un tuo articolo sul mensile Automobilismo, anche sul portale pitstopadvisor.com e poi ricordiamo ai telespettatori che questa prova verrà anche pubblicata sul magazine Fuori Giri della pagina Motori del quotidiano online ilgiornale.it. Quindi grazie ancora Davide di essere stato con noi. Grazie a voi, è stato veramente un piacere. È stato un piacere anche per noi e io vi saluto e grazie, alla prossima! Hyundai ha saputo stupire anche con la sua SUV compatta Kona. Un look molto personale, tanto spazio, molta tecnologia, sono solo alcuni degli aspetti che vorremmo trattare meglio e approfondire in studio per conoscerla. Hyundai Kona, ne abbiamo già parlato naturalmente a Safe Drive, la SUV compatta di casa Hyundai appunto, quest'oggi è protagonista invece nei nostri studi, quindi abbiamo la possibilità di parlarne, di approfondire l'argomento con Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Motor Italia. Grazie Andrea di essere tornato da noi. Grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Kona quindi non è molto che sul mercato, dal punto di vista automobilistico è una novità ancora, come stanno andando le cose? Direi molto bene, siamo molto contenti, siamo partiti subito dopo l'estate, verso ottobre-novembre dell'anno scorso e abbiamo lanciato subito le motorizzazioni a benzina, in particolare il 1000 3 cilindri, 120 cavalli, che ci ha dato una soddisfazione incredibile. Pensa che siamo a ridosso dei 10.000 contratti fatti dai clienti dal lancio e siamo proprio alla vigilia di un lancio ancora più importante che è quello della motorizzazione diesel, perché questo è un segmento poi diesel e quindi siamo ancora molto carichi nel fare un'offerta sempre più larga e sempre più ampia per questo fantastico SUV. Bene, le cose stanno andando bene, però va anche detto che è un segmento facile, di per sé sta andando bene in generale questo tipo di segmento, però è un'arma a doppio taglio perché non si può sbagliare il colpo.
Non si può sbagliare il colpo, è estremamente popolare, ha riscontrato un grandissimo favore da parte del pubblico ed è pertanto anche estremamente competitivo, quindi non è facile incontrare poi diciamo la domanda dei clienti. Noi credo che ci riusciamo perché siamo proprio nel cuore del segmento e abbiamo proprio un SUV, quindi non è né un crossover né qualcosa che assomiglia a un SUV, è proprio un SUV, due ruote motrici e quattro ruote motrici, abbiamo motorizzazioni ovviamente benzina e diesel, il cambio automatico e la trasmissione manuale, quindi abbiamo veramente un universo di soluzioni sia per chi vuole un veicolo pratico da città con una guidabilità assolutamente nuova e più divertente, a chi invece vuol fare proprio un'esperienza a 360 gradi su un vero SUV da strada. Hai accennato prima al diesel, senza aprire adesso un capitolo che sarebbe veramente vasto e magari richiede più tempo per approfondirlo, quindi è un segno che voi questo tipo di motorizzazione su questo tipo di vetture, insomma, ci credete ancora? Noi ci crediamo, ma sono i clienti che ci credono. Questo è un segmento prevalentemente a diesel, quindi la nostra strategia è quella di andare incontro a quella che è la richiesta dei clienti, quindi anche i diesel che andremo a lanciare sono quelli che noi chiamiamo generazione 2020 e oltre. Cambiamo argomento, abbiamo un capitolo che è sempre molto più interessante sulle nuove modelli proposti dal mercato automobilistico. Parlo dell'assistenza alla guida, insomma di tutte queste tecnologie che rendono la guida più confortevole e al tempo stesso anche più sicura. Voi avete radunato tutto sotto un pacchetto con una denominazione particolare. La nostra denominazione, diciamo, di queste nuove tecnologie è quella di dire Hyundai Smart Sense e crediamo che oggi c'è sempre una domanda superiore proprio perché i clienti le richiedono perché sono facilissime da usare e ti assistono nel controllo del veicolo. Mi piace ricordare quello che è il Front Collision diciamo Assistant, che è quello che sostanzialmente in funzione di un ostacolo imprevisto sulla carreggiata o anche di un pedone, prima mi avvisa e poi se mi avvicino molto all'ostacolo mi frena anche la vettura. Oppure ci sono altri dispositivi tipo l'avviso dell'angolo cieco, facendo la retromarcia c'è l'avviso di un veicolo che transita, la cona mi avvisa. Tutti i dispositivi che sono fatti attraverso delle telecamere che sono poste per esempio sul controllo della carreggiata, quindi il veicolo stesso mi aiuta a capire se sto andando sulla carreggiata in linea con quelle che sono diciamo le regole oppure no. Quindi da questo punto di vista lo definirei una vettura estremamente avanzata sotto il profilo tecnologico. Senti, mi veniva in mente una cosa, voi in gamma naturalmente avete SUV di taglia superiore, anche più grande, ecco, questo pacchetto di tecnologie, come l'avete distribuito? Qual è la vostra politica? La nostra politica è quella di averlo diciamo a 360 gradi su tutta la gamma. Quindi senz'altro copre e coprirà non solo gli attuali veicoli SUV della gamma Hyundai, ma lo abbiamo già per esempio anche su tutta la famiglia i30. Quindi credo che siano ormai tecnologie irrinunciabili, sia per chi fa un uso cittadino di queste vetture, sia per chi invece magari copre delle distanze superiori. SUV vuole anche dire naturalmente spazio, uno si aspetta di avere tanto spazio a bordo, come sono le vostre soluzioni sulla Kona? Credo che siano assolutamente competitive, innanzitutto mi piace dire che questo è un SUV anche in base proprio alle dimensioni, qua siamo a 4,16 m, quindi un SUV compatto e come dicevo prima utilizzabile, molto versatile nel suo utilizzo, abbiamo 361 litri nel bagagliaio, 1400 col sedile reclinabile, quindi credo anche qui tutte le soluzioni possibili per fare un uso facile, divertente e soprattutto che mi lascia magari qualcosina in più di una berlina tradizionale. Ci si aspetta di fare anche un po' di fuoristrada, insomma di anche uscire dall'asfalto. Naturalmente voi proponete anche la versione 4x4, qual è la vostra tecnologia?
Credo che qui sia proprio la caratteristica. In questo segmento, ormai come ricordavi tu prima, è estremamente affollato, ci sono tantissime offerte che strizzano l'occhio al mondo SUV, ma in realtà non lo sono. E invece Kona si caratterizza proprio per il fatto che ha, come ti dicevo prima, tutta una serie di soluzioni, incluso la trasmissione a quattro ruote motrici. Questa la offriamo sia sul motore benzina 1.6 da 177 cavalli, sia sul diesel 1.6, diciamo l'high power a 136 cavalli, che appunto ha il quattro ruote motrici. Hyundai ha fondato la fortuna del proprio nome anche sul rapporto qualità-prezzo, che l'ha sempre contraddistinta. Quindi, a fronte al netto di tanta tecnologia, di tante soluzioni, cosa ci si deve aspettare dal punto di vista dei prezzi? Noi partiamo da un'offerta con il 1000 Turbo 120 cavalli da 15.8, lo troviamo oggi a questo prezzo, diciamo tra virgolette un primo prezzo, e con 1.700 euro in più abbiamo la prima motorizzazione diesel. E queste sono versioni già abbastanza complete nella versione cosiddetta Classic, e poi abbiamo altre tre versioni on top di questa, che sono la Comfort, l'X Possible, che rappresenta il cuore dei nostri volumi, e poi per chi vuole veramente una vettura esclusiva abbiamo la versione Style. Grazie a voi di essere stato con noi, e io saluto naturalmente anche tutti i nostri amici che ci hanno seguito da casa. Ciao, alla prossima. È stata una puntata davvero ricca e interessante, amici, ma purtroppo termina qui. Io ve lo ricordo, mi raccomando, rimanete in contatto con noi, perché è semplicissimo, ci sono mille modi e ve le vado a ricordare. Per esempio il sito internet www.safedrive.it. Poi naturalmente ci sono tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram, e scriveteci l'indirizzo email se avete qualcosa da chiedere, info@safe-drive.it, piuttosto che il canale YouTube Safe Drive Channel, per rivedere tutti i nostri servizi andati in onda sino ad oggi, sia che ve li siete persi, sia che appunto vogliate rifarvi una panoramica generale. Un caro saluto da Elisa, da tutta la redazione, ci rivediamo qui tra 7 giorni esatti, stesso canale, stessa ora. Ciao a tutti, buona settimana.